Carissimi parrocchiani di Santa Silvia e tutti quelli che poi vorranno essere, diciamo così, fruitori di questo momento, noi siamo nella terza ed ultima parte di questa avventura, questo quaresimale, così, che ci ha visto entrare nel tempo della quarantena e abbiamo fatto un percorso sulla guarigione. Pensando che questo è il senso della Pasqua, la guarigione proprio del nostro cuore per arrivare alla vita nuova, alla vita piena. Allora, ricordiamoci che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto due step, due passi. Il primo è stato analizzare quello che può essere un vero, autentico percorso di guarigione personale e anche, diciamo così, più generalmente umana, cioè anche tutte queste cose si potrebbero anche applicare a un gruppo, a una realtà, a una famiglia, a un matrimonio, a un'amicizia, quello che ci pare. Il punto è che noi capiamo che una guarigione comincia da una buona diagnosi. Ecco, questo è stato il punto. Una buona diagnosi. Dovevamo fare una diagnosi seria e abbiamo visto che innanzitutto qual è il nostro problema? Cioè, quando parliamo di guarigione, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quale problema? Abbiamo il problema del coronavirus, che abbiamo il problema, che ne so, della vecchiaia, che abbiamo il problema, che ne so, della sedentarietà che procura, che ne so, il diabete. Queste sono certe malattie. Ci sono le malattie più profonde e la malattia fondamentale, quella che decide della felicità dell'uomo, è quando lui è malato nel suo amore, cioè quando il suo amore è debole, non è autentico, non è vero, non funziona, non gira. Allora abbiamo capito che bisogna fare delle distinzioni. Bisogna distinguere le cose in cui ci comportiamo male, le cose in cui il nostro amore fallisce, i sintomi, cioè, e questi sono collegati a delle paure, abbiamo visto, cioè dietro un sintomo c'è sempre una patologia. Ma dietro una patologia c'è un agente patogeno e qui uno ha la terribile polmonite derivata dal coronavirus, quindi ha tutti i sintomi che segnalano la polmonite, ma la polmonite è generata dal virus. Anche nella nostra vita, abbiamo visto le volte scorse, soprattutto la prima volta, i nostri atteggiamenti sbagliati sono generati da delle strade interiori, ma queste strade interiori, che sono fondamentalmente le nostre paure, generalmente sono collegate al tema delle nostre menzogne, delle trappole in cui siamo cascati interiormente. E il problema che dobbiamo vedere è che bisogna imparare a liberarsi non solo dalle proprie paure, che generano i nostri atti e quindi in realtà non dalle paure, ma dalle menzogne che generano le paure. In realtà dobbiamo liberarci anche dalle nostre strategie per sopravvivere al dolore che i nostri atteggiamenti ci procurano e i problemi, così come diciamo così, li affrontiamo, li viviamo, il dolore, scappare dal dolore, dal vuoto. Allora, tutto questo era un problema di consapevolezza. Quindi abbiamo dovuto capire, nel secondo passo, che era il passo che abbiamo visto una settimana fa, cosa è guarire. Allora abbiamo scoperto che nella sapienza della Chiesa i passi che portano al male sono riconosciuti per essere cinque, cioè prima che ci sia il peccato, noi abbiamo che patiamo delle suggestioni, quelle famose menzogne. Con cui entriamo in dialogo, che non dovremmo ascoltare, ma noi li ascoltiamo. E quindi cosa facciamo? Andiamo a erodere in noi quello che di buono c'è e quella menzogna inizia a prendere strada perché c'è un combattimento fra il bene che c'è in noi, un buon tesoro del nostro cuore e questa cosa storta, sbagliata, che stiamo mutuando. A quel punto noi diamo il consenso al male e a quel punto ci scatta una cosa che si chiama passione. Beh, l'ho spiegato l'altra volta, adesso non posso spendermi troppo.
Però era più importante in questo momento ricordare come funziona la guarigione. Prima di tutto si riceve una ispirazione, si riceve una luce che viene per dono ed è contemporaneamente dall'esterno e confermata interiormente. Cioè io ricevo qualcosa, qualcuno mi annuncia qualcosa, ma la cosa importante è che quello che succede è che io dentro sento sottolineata, evidenziata questa cosa bella che mi è stata detta e che arriva dal mio cuore. La sento vera, a quel punto io la devo sottolineare, la devo tenere nel cuore, la devo meditare, la devo interiorizzare. A quel punto capirò che questa è incompatibile con certe cose sbagliate che sono dentro di me e passo per un processo di purificazione. E questo processo di purificazione porterà a un atto di fede. E a quel punto, quando io dico di sì a quella intuizione bella che mi è arrivata e finalmente, dopo averla ascoltata, dopo essere entrato in combattimento con tutto ciò che negava, rifiutava questa cosa, io mi trovo con questa luce, diciamo così, che è diventata la mia, la strada prediletta del mio cuore. Ho tanta voglia di fare il bene, ho tanta voglia di fare cose buone, e allora inabita in me il bene, e a quel punto faccio atti d'amore. Ecco, noi abbiamo spiegato che tutto questo poi si concretizza. La strada di tutto questo processo è nella preghiera, è nell'ascolto della parola di Dio, nella celebrazione dei sacramenti, quando si può farli, nelle opere di misericordia, nell'ascolto della Chiesa, nella fraternità, nella comunità cristiana, che è il luogo dove tutte queste cose funzionano, dove tutte queste cose girano in maniera più facile. Si può trovare fuori un lavorio del Signore per salvare persone, ma certo, Dio cerca di salvare tutti, però è molto più facile in una comunità ecclesiale. Perché? Perché in quel posto hai tutto a portata di mano ed è come, diciamo così, nel luogo dove c'è tanta di quella cura, c'è tanto di quel bene. Bene, a questo punto noi abbiamo capito una cosa, cioè ci sta la logica con cui noi ci roviniamo e la logica con cui noi ci salviamo. E magari noi usciamo da un peccato, da un atteggiamento sbagliato, magari ci riconciliamo con una persona, magari facciamo un atto d'amore, usciamo da una situazione, diciamo così, sbagliata. Uno può uscire da un adulterio, da un vizio, da un rancore. Da un tempo in cui uno ha continuato a rimandare e a trascurare il bene, insomma, finalmente uno approda al bene. È arrivato? Beh, se c'è una terza parte da spiegare, vuol dire che no, che non è arrivato. No, è solamente guarito. Allora, vediamo un pochino. È necessaria una buona diagnosi per guarire. Capire esattamente dove è il mio problema, esattamente. Iniziare a capire un pochino dove sono i miei problemi. È essenziale percorrere una via sana, di guarigione, di bene. Però a quel punto succede qualcosa. Allora, in questo momento in Cina hanno un problema. C'hanno il problema di non farsi rinfettare un'altra volta. Cioè le persone sono guarite, ma in tutte le malattie esistono le ricadute. Uscire da un peccato è solo l'inizio di un processo. Qui, se volete, abbiamo una delle tematiche più importanti della vita spirituale. Il problema non è passare dal male al bene, quello può capitare. Il problema è restare nel bene. Il problema è non fare una cosa giusta, ma iniziare a fare molte cose giuste. Non è un giorno pregare, ma iniziare a pregare regolarmente e a crescere, perché il problema non è passare dal male al bene, ma dal bene al meglio e dal meglio al sublime e via dicendo. Perché? Dobbiamo capire una cosa. Perché è come se ci fosse una
differenza esponenziale. Si dice che la corruzione delle persone ottime è pessima, no? Una celeberrima frase in latino. E, che vuol dire? Che quando uno, dopo un peccato da cui si era rialzato, ci ricasca una seconda volta, è un macello. Bisogna stare molto attenti. C'è un testo del Vangelo piuttosto inquietante che dice: quando un demone viene cacciato da una casa, se ne va per luoghi aridi e poi torna a vedere la sua casa, trova che è spazzata e adorna, cioè non è abitata, non è vissuta, non è cresciuta, non si è ulteriormente arricchita, non è nella crescita. Bene, allora va e prende sette demoni peggiori di lui e torna nella condizione che l'uomo diventa peggiore della prima. Terribile, agghiacciante, preoccupante. Allora, qual è il problema? Dobbiamo stare molto attenti a una cosa che, per esempio, San Filippo Neri capì molto bene. San Filippo Neri fu un uomo vulcanico, se ne inventò pazzetti, di tutto fece. Una cosa che non è molto nota è che lui fu il primo a inventare dei convalescenziari, cioè i posti in cui la gente doveva, poteva andare dopo essere uscita dall'ospedale. Una delle cose più difficili non è fare una dieta, ma restare magri, lo dice un esperto negativo, perché la dieta che ti fai e ti butti giù 10 kg, 15, 20, quel che chi più ne ha più ne metta, quella si fa, una botta buona ti prende. Il problema è poi restare sani, restare magrotti. Questo è molto serio, perché li devi combattere non per un giorno, ma sempre. Questo è il discorso. Uscire da un errore si fa, restare fuori dall'errore, ormai lo sto dicendo, l'ho detto in varie forme, non è facile. Cioè, noi abbiamo un rischio, il rischio di rapporti occasionali con il bene, cioè che noi ci comportiamo bene una volta, ma è stata una situazione. Ma pure a Hitler gli capita di fare qualche cosa di buono ogni tanto, di essere giusto qua e là, chi lo sa, magari, che ne so, in una relazione con le persone, riconoscere un bene. Il problema è che questo non significava proprio niente, il problema è che poi ritornava nel male più nero. Allora, con che cosa bisogna fare i conti per spiegare questo che sto dicendo? Con il fatto che la vita non è uno stato, non è fatta a quadretti con la carta millimetrata, la vita è costantemente cangiante, precaria, instabile. Io non posso pensare che faccio una cosa buona e sto fermo lì, no? Devo coltivarla. È come la casa, se non la pulisci, si sporca da sola. Cioè, se io torno a casa dopo un po' di tempo che non ci sono stato, non la trovo pulita, trovo un sacco di polvere. Com'è sta storia? Perché la vita è dinamica, non è statica. Per cui o va verso il bene o no. E non sta ferma, si degenera. E quindi bisogna stare molto attenti al fatto che la vita non è simmetrica, ma asimmetrica. Uno sta sempre in un assetto così, no? Che te muovi, che te, come se adesso questo iPad dal quale sto riprendendo questa cosa qui. Muovono, iniziamo a muovere. Io penso che faccio qua, no? Però la vita è così, la vita è fatta così, la vita è si muove. Non è che tu prendi un'abitudine buona e sicuramente quella ce l'hai, no, non la devi coltivare. In un orto da sole crescono solo le erbacce, il bene lo devi curare. Le erbacce invece quelle non c'è bisogno che le curi, vengono fuori tutte da sole. Bene, allora, dobbiamo capire alcune cose del bene. Notate che di questi tre incontri, uno era sul male,
due sono sul bene, come si torna nel bene, come si resta nel bene. Questo è il tema. Allora, per restare nel bene bisogna ricordare una cosa. Nessuno guarisce da solo. Se parliamo di malattie fisiche o di problemi pratici, può essere che ci siano quelli bravi che si aggiustano la vita meglio o peggio da soli. Ma questa roba qui di cui stiamo parlando non è questione di aggiustamenti. È quella ispirazione che ci guarisce, è un dono, si riceve. Non dobbiamo parlare di una cosa in cui io mi sistemo meglio da solo, ma mi lascio salvare. L'atteggiamento costante di non autonomia, e di apertura alla salvezza è fondamentale, altrimenti noi corriamo il rischio di fare una cosa che non ha radice. Non ha sorgente. E questo ci porta a ricordare una cosa. Nella vita cristiana noi non aggiustiamo i nostri atteggiamenti. Noi veniamo rigenerati. Noi non abbiamo un codice di cose giuste da fare, allora ci mettiamo lì e le facciamo. No, noi veniamo salvati, rigenerati. La nostra vita cristiana non è mettere le pezze. Questa è una cosa che molti cristiani non hanno neanche lontanamente capito. Noi crediamo di avere lì il Signore, sta lì, e io sto qui. E lui è bravo, e io cerco di fare il bravo, no? Cerco di somigliargli, mi metto in posizione. No? No, non funziona così. La vita cristiana è unione con Lui. Infatti nell'Eucaristia noi ci uniamo in un corpo solo. Dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Infatti nella Beata Vergine Maria, bella sta cosa che indico io, nella Beata Vergine Maria ci sta una dimensione, una realtà. Lei dice di sì alla salvezza, dice di sì all'opera di Dio e Dio opera in lei. È una sinergia. Non è una questione di essere bravi, ma di veder nascere la vita nuova in noi perché Dio feconda. Noi siamo la terra e Dio mette il seme. Noi siamo il materiale che Dio plasma. Allora, il primo punto quindi è continuare a lasciarsi rigenerare mille volte, dobbiamo ricominciare, rigenerare quel che, diciamo così, c'è in noi, non è una cosa che facciamo da soli. Purificami, oh Signore, io sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, crea in me, oh Dio, un cuore puro. È un'opera che è accoglienza da parte nostra, salvezza da parte sua. Il Signore Gesù Cristo ha preso la nostra carne, perché nella nostra carne noi potessimo essere nella relazione col Padre e questa relazione è lo Spirito Santo. Va bene. Allora, questo vuol dire che bisogna fare vedere un secondo aspetto, ed è il seguente. In una qualche maniera, se iniziamo a stare meglio, abbiamo fatto qualcosa. Allora dobbiamo essere consapevoli di ciò che ci tira fuori dal male. Spesso si dice sbagliando si impara, ma cosa si impara sbagliando? Solamente che si è sbagliato, che è una cosa sbagliare, quello insegna l'errore. Ma apprendere si apprende dal bene. Quando studiavo musica avevo bisogno di un maestro che mi insegnasse a suonare, no? E non è che prendi uno che suona male così so come si suona male e imparo dal male, no, io imparo dal bene.
È il bene il mio maestro, è il bene ciò che devo meditare. Allora, il secondo passo, cioè, dopo essersi tolta l'idea che ci teniamo nel bene da soli, è imparare, ricordare che cosa è successo, cosa abbiamo fatto e di azzeccato. In una qualche maniera abbiamo scelto delle strade giuste. Dobbiamo quindi fare un'operazione, questo è molto importante, fare memoria delle cose buone, fare memoria dei nostri sì a Dio, non per autoglorificarsi, ma per ricordarci com'era il punto. È come se, che ne so, ti incricchi la schiena e ti ricordi come hai fatto l'altra volta a disincriccarti. Hai telefonato al fisioterapista, ha detto guarda, fai questo esercizio e tu vuoi fare l'esercizio? Ha iniziato a respirare. Allora, questo esercizio te lo devi ricordare, no? Se una cosa ti ha fatto bene, devi sottolinearla. Questo è molto importante. Sottolineare il bene, imparare dal bene. Noi abbiamo un rischio terribile. Appunto, il rapporto occasionale con il bene, poi non ci ricordiamo dove sta di strada. Non ci ricordiamo ma com'è che mi sono cavato d'impaccio? È come quelli che guidano sempre col navigatore. Poi un posto non ci sanno tornare senza il navigatore. Bisogna ricordare la strada. Per questo bisogna fare spesso memoria del bene. Se una coppia nel suo matrimonio ha vissuto un momento di resurrezione, deve fare memoria del bene. Perché ti può ricapitare di litigare, come abbiamo fatto pace l'altra volta. Per esempio, una coppia dovrebbe avere l'elenco, il decalogo delle cose che gli fanno bene, ma questo ogni persona dovrebbe avere l'elenco delle minimo 10 cose che mi fa bene fare, me le devo ricordare sempre. Mi devo ricordare di ciò che mi fa bene, ciò che mi salva, ciò che mi aiuta. Non ci salviamo da soli? E bisogna ricordare come siamo salvati, fare memoria. Ma a questo punto, non sembri strana la domanda, guarire perché? Cioè, io sono uscito da un vizio, ma per fare cosa? Per non avere quel vizio? Mettiamo che un ragazzo è diventato schiavo di immagini indegne su internet. Al momento ha avuto un momento di serio, forte, di rientrato in se stesso, si è reso conto di come si stava degenerando, rovinando. Bene, allora, quel pensiero lo deve coltivare, quella intuizione della sua dignità la deve alimentare. Si è rialzato. Questa cosa non ci casca più. Molto più felice, molto più contento, molto più dignitoso, molto più sereno. Bene, ma perché l'ha fatto questo? Perché vedete, nella natura e anche nella vita spirituale il vuoto non esiste. Cioè, se tu facevi una cosa sbagliata e la togli e questa cosa non si riempie di qualcosa di bello, quella cosa tornerà. È l'esempio che facevo prima del demone che torna e trova la casa pronta per lui. Non è stata riempita, non è stata abitata. Allora, bisogna andare da qualche parte. Qui diciamo una cosa molto importante. Quando Gesù Cristo risorge, non risorge per tornare a Nazareth o per tornare nel Tempio a predicare, per andare in giro, ha visto, c'avevo ragione io, ha visto. No! Non è questo. Quando Gesù Cristo risorge, va al Padre. C'è l'oltre del male, l'oltre del peccato, l'oltre della guarigione, il bene. Bisogna andare nella direzione del bene. Perché qui, se volete, si mettono sotto esame le motivazioni anche di un processo di purificazione interiore. Perché una persona potrebbe avere solamente un problema di perfezionismo. E allora quando inizi a fare meglio, diventa un orgoglioso, insopportabile, giudica tutti quelli che
non si sono liberati, lui che prima era uno schiavo, ora punta il dito su tutti. Oppure uno ha un riscatto da un'umiliazione, perché quel peccato, quel vizio, quella cattiva cosa che faceva era legata anche a dei meccanismi che erano legati a qualcosa di cui si vergognava. Adesso si vanta, o meglio, si sente a posto. E così c'è gente che è stata lontana dalla fede una vita, poi si converte e diventano dei talebani inaccettabili. C'è un momento così, adesso devono diventare tutti cristiani, soprattutto devono tutti diventare cristiani come loro, cioè come, ma chi te l'ha detto? Ma che ne sai tu? Ma fino a ieri stavamo tutti a pregare per te, mo mi punti il dito, ma guarda un po' tu, certa gente, i convertiti certe volte sono insostenibili, perché hanno una furia implacabile, perché adesso che loro hanno azzeccato qualcosa, mo tutti devono fare quello che abbiamo tanto avuto pazienza con loro prima che lo facessero. E allora cosa vuol dire questo discorso? Vedete, bisogna andare oltre il male, verso il bene. Bisogna tendere al bene. E cioè, nessuno resta sano se non inizia a camminare in una strada costruttiva. Altrimenti tornerà alla distruzione. Se una persona, una volta che è uscita da un peccato, non inizia a vivere nell'amore, nel servizio, si svuota. Ha avuto un momentino, tutto qua. Un'oscillazione, una rotazione satellitare, è passato dalle parti della luce, ma poi se n'è andato, perché non ha afferrato il bene e questo non si è tradotto nella vita. Questo è molto importante, perché altrimenti noi corriamo il rischio, non piccolo, di avere così un balbettio cristiano costante e non un bel discorso. Quindi inizierà a cantare la vita cristiana. Però arriviamo all'ultimo step della fase sana, che come vedete è di un'importanza capitale, è la più saggia. Ecco, questa cosa qui. Io sono stato in un vizio, mettiamo. A un momento ho capito quali erano le matrici di quel vizio, perché il bene ha fatto irruzione e ha iniziato a contestare il male che era in me. Io ho visto crescere il mio rapporto con il bene, crescere fino a diventare il mio cuore. Il bene mi consolava, mi aiutava. Bene, cosa faccio? Volto pagina? Non ci penso più? Ci devo pensare ancora. Allora io posso ricordare a questo punto un antico parroco della parrocchia di Santa Silvia. Voi dovete sapere che quando la vostra parrocchia era in un negozio dove adesso c'è una famosa rosticceria locale, il vostro parroco si chiamava Don Marcello Pieraccini. Dovete sapere che poi quando io ho dovuto iniziare a fare il mio discernimento vocazionale, il mio padre spirituale, fino all'entrata in seminario, è stato proprio Don Marcello Pieraccini, un uomo di una saggezza infinita. Fra le tante cose che mi ha insegnato, io ancora vivo di rendita di quegli anni in cui lui mi ha accompagnato fino al discernimento, lui ripeteva spesso, ridendo, una frase: Fabio, hai messo la tara. Io parlavo e a un momento mi diceva: hai messo la tara? Io all'inizio non capivo. E lui mi spiegò: se un bambino si prende una brutta polmonite da piccolino e magari finisce in ospedale, resterà cagionevole per tutta la vita. Lui forse da adulto sarà sempre debole dei polmoni. Però se si mette la maglia di lana, vive come gli altri. Deve fare i conti con il suo male, fare i conti con la propria debolezza. La vita sana dipende da questa saggezza. Ho un mio collaboratore, si chiama Angelo, adesso è un medico che sta
nelle terapie al Gemelli, dove accolgono gli infetti del coronavirus, e bisogna pregare per lui e per tutti quelli che, come lui, insieme agli infermieri e le infermiere, stanno curando questi fratelli cari. Ecco che prima di essere medico era un fisico astronomico, voi pensate. E una volta lo chiamai a spiegare a dei ragazzi una cosa, cioè come si fanno le rilevazioni dall'osservatorio. Dice: ma che c'entra questo? No, stiamo a sentire. Allora, avviene che per fare le osservazioni celesti, ci sta una lente enorme che deve riprendere, guardare il cielo, e tu con questo telescopio, no, vedi le rilevazioni. Ma prima di cominciare, tu una sera vai per fare le osservazioni. Bene, prima ci sta il tetto dell'osservatorio che è chiuso e ci sono dei punti disegnati sul tetto. E la prima cosa che devi fare è fotografare come la lente in quel momento vede il tetto e vedere dove vede quei punti. Perché? Perché sapete che la temperatura, per esempio, cambia impercettibilmente per noi. Scusate, ho avuto un problema. Impercettibilmente per noi, ma molto, diciamo così, gravemente per la rilevazione. Prende e, diciamo così, varia di dimensione a seconda della temperatura e ha un errore di lettura. Ha un errore per cui certe cose le vede secondo la sua variazione. Allora, praticamente, in sostanza, il discorso è questo: che prima di fare le rilevazioni astronomiche bisogna calcolare quella sera la lente di quanto si sbaglia. Devo calcolare il coefficiente di errore. Allora, dopo apro il tetto, mi metto a guardare le zone del cielo e per ogni rilevazione che faccio calcolo il coefficiente di errore. E allora ho la misura giusta. È la tara. Se io devo misurare, che ne so, pesare qualcosa, metto un piatto e ci metto sopra, che ne so, il cibo, il piatto lo devo pesare. Devo togliere il peso del piatto e ho il peso della faccenda, la tara. Tutti abbiamo una tara. Tutti siamo stati deboli. Tutti abbiamo una fragilità. Quella storia di quella menzogna antica te la porti sempre dentro, ci fai sempre i conti, è molto importante. Allora, la vita sana dipende dal fatto che tu ti ricordi sempre che su certi punti sei debole, dicono i padri del deserto. Quando togli le sentinelle, entra il nemico. Quando tu, magari perché stai bene, sei uscito da un peccato, sei uscito da un atteggiamento sbagliato, hai fatto pace con una persona, togli le sentinelle, non stai attento ancora che con quella persona hai saputo litigare pure male. Guarda che se litigi una seconda volta, il rapporto è finito proprio, eh? È un macello. Le ricadute, dico ancora una volta, sono pericolosissime. Allora, cos'è la guarigione? Fare i conti con la propria debolezza. Si chiama umiltà. Io non sono perfetto. Io sono pieno di debolezze, ma se faccio i conti con le mie debolezze, cammino bene. Allora, ripetiamo. La salvezza la ricevo. Io non vengo aggiustato, ma rigenerato. Secondo, mi devo ricordare com'è andata la cosa che mi ha fatto bene. Mi devo ricordare del bene, focalizzare, tesaurizzare il bene. Terzo, se no qui mi finiscono le dita, c'ho un problema qui, le numerazioni, no? Entrare nel bene. Quarto, ricordarsi del proprio male. E bisogna camminare come la macchina, c'hai l'acceleratore e il freno. O meglio, l'acceleratore e il freno, e che succede? C'hai bisogno di tutte e due. Se ci fosse solamente l'acceleratore, tu andresti a sbattere. Se ci fosse solo il freno, non ti muovi. Ci vogliono tutte e due. Io mi devo ricordare costantemente il bene verso cui cammino e il male da cui vengo. Allora sarò umile, sarò vero.
L'umiltà non è una forma di remissività buonista e porcherie simili. No, l'umiltà è la verità. Essere a contatto con la verità è la piena verità. La piena verità del nostro cuore. Allora, qui finisce il nostro percorso. Qui si ferma la nostra avventura. La nostra avventura tendeva a che cosa? Alla verità. La guarigione è ricordare che Dio è Padre, ci rigenera, è innamorarsi del bene, ricordare come il bene entra in noi e ripercorrere mille volte la memoria del bene in noi e ricordarci di aver bisogno di aiuto. Noi preghiamo nel breviario, quando preghiamo il Salterio, che non è un ballo laziale, ma è l'ordine dei salmi, noi iniziamo sempre così: o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto e mi aiuto. Da che? Non ci indurre, non ci abbandonare alla nella tentazione, ma liberaci dal male. Quale? Il mio. Io devo fare i conti col mio male e devo conoscere il mio bene. Devo andare verso il mio bene, le cose belle che ho da fare e ricordarmi delle cose brutte che so fare. Se un uomo si ricorda delle sue fragilità e sta attento e si ricorda della sua bellezza e la cura, diventa un marito, diciamo così, piuttosto gradevole. Una donna può essere molto contenta accanto a un uomo così. Se un amico si ricorda sempre che c'è una cosa che bella che sa fare e c'ha dei pericoli, certe volte si comporta male con te e ci sta attento a quel male che lo insidia, è un amico favoloso e via dicendo. La vita sana non è essere perfetti, ma essere aggrappati al perfetto, ricordandosi di non essere perfetti. La vita sana non è non avere problemi, ma saper fare i conti con i problemi. La vita bella non è semplicemente essere nel bene, ma camminare verso il bene, ricordando costantemente di dover fare un processo di liberazione che non finirà mai, perché siamo come siamo, perché io sono fragile, debole, e se io faccio i conti con certe patologie interiori ed esteriori, io vivo bene. Allora, questo era il punto d'arrivo. Una benedetta povertà accolta, la umiltà di accogliere i propri limiti e Dio che è buono, che non vede l'ora di salvarci se semplicemente gli chiediamo aiuto. Dobbiamo imparare questa arte. L'arte della vita sana è l'arte della piccolezza gioiosa. Non devo essere perfetto, perdonate che lo ripeta. Non debbo essere perfetto, devo essere aggrappato al perfetto. Non debbo essere forte, devo essere alleato con il forte. Non debbo essere capace, ma aggrapparmi a capace. Che il Signore ci benedica tutti e ci faccia vivere questo tempo di limite per aggrapparci al Signore. Facciamo i conti con i nostri difetti, facciamo i conti con le nostre povertà, stando in casa escono fuori certe povertà, certe esasperazioni, ma possono uscire pure fuori certe bellezze. Coltiviamo il bene e liberiamoci dal male. È l'immagine dell'orto. Devi curare le cose che stai crescendo e togliere costantemente le erbacce. E così si mangia roba buona. Che il Signore ci benedica tutti.